Il Martina, come la Juve Stabia, passa al Curi e torna a sperare. Il Perugia ripiomba nel baratro e perde per la seconda volta in casa contro un avversario spacciato e resuscitato per grazia ricevuta. Sì, perché in questa vittoria dei pugliesi c'è molto del Perugia, che si sveglia nella ripresa dopo un primo tempo da cani, fallisce clamorosamente i due gol fatti e viene punito in contropiede negli ultimi minuti. Una debacle che si è materializzata nel finale, anche se è stato chiaro sin da subito che il Perugia aveva sbagliato per l'ennesima volta l'approccio al match. Perché è nel primo tempo che i grifoni avrebbero dovuto imporsi ed invece, dopo due buone occasioni con Sorrentino e Mazzeo, hanno mollato la presa, permettendo al Martina di cominciare a pensare che l'impresa di fare risultato fosse possibile. Nonostante fosse decimato dalle assenze, il Martina ha giocato la sua onesta partita, difese e contropiede tanto per gradire, ma con grinta, quella grinta che il Perugia ha lasciato nello spogliatoio di Potenza. Passaggi sbagliati, idee confuse e tanta sufficienza, come se bastasse per vincere contro l'ultima della classe, che nel primo tempo di occasioni ne ha avute due come il Perugia, ma molto più ghiotte per sbloccare il match, con Guariniello al 13° e 25° minuto. Ripartire da zero nell'intervallo, un film già visto che al pubblico del Curi comincia a stancare, anche se l'avversario è pur sempre in Martina, anche se l'idea di farla franca prevale nonostante tutto. Ma quando ad Amore riesce l'unica grande giocata della sua partita, avversario saltato in dribbling, cross perfetto dalla parte opposta, Mazzeo fa cilecca in maniera clamorosa e manda incredibilmente fuori a porta spalancata. Segnali preoccupanti da una parte e dall'altra, il grifo che sbaglia l'impossibile e il Martina che si riaffaccia di tanto in tanto con pericolose ripartenze che lasciano la partita pericolosamente aperta a qualsiasi risultato. Il Perugia però sa che non può fallire un'altra volta, comincia ad attaccare a testa bassa, ma la rabbia si è trasformata in frenesia, la fretta è un avversario tremendo per chi ha tutto da perdere e niente da guadagnare. Amore ci prova su punizione al 16°, palla ancora fuori al fil di palo, poi al 24° arriva il calcio di rigore che potrebbe salvare il grifo dall'ennesima domenica bestiale, ma Califano fa peggio di Mazzeo, calcio debole e raso terra e fallisce il suo secondo penalty dell'anno. Con il morale sotto i tacchi, il grifo scompare dal campo e forza comincia a recriminare sul tempo perduto quel primo tempo che grida ancora vendetta per come è stato giocato. Cucureddu getta nella mischia anche Porro e La Vista, le classiche mosse della disperazione, ma il fortino del Martina si è oramai cementificato, mentre quello del grifo è minacciato da pochi ma durissimi colpi d'artiglieria, uno dei quali, quello del 43°, sferrato da Manca, è tremendo e apre una voragine ancora più grande di quella di 15 giorni fa. Il Perugia esce dal campo tra i fischi e subisce la prima vera contestazione dell'era Silvestrini. E meno male che mercoledì si torna subito in campo, anche se rialzarsi, questa volta, sarà molto più difficile. Pochi, solo 5-2 in meno dei tifosi del Martina. Al Curi la domenica si prospetta grigia e così inizia. Per fortuna Sorrentino che si fa vedere subito e al 7° ruba palla dalla tre quarti e serve Mazzeo. Il suo tiro però trova Murriero. Perugia dal centrocampo vivace, ma Martina umilmente caparbio e preciso. E alla 13° per poco Puggioni non combina il guaio. È l'iniezione di ottimismo per gli ospiti che ci riprovano subito con Guariniello. È evidente, alla Perugia serve il gol per sbloccarsi e ci prova in tutti i modi. 23° corner di Mazzeo, testa di Amore, Guariniello rovina tutto. Si riprende il guizzo di Amore, stavolta è da incorniciare, l'incornata clamorosamente sbagliata da Mazzeo, no. Così sul prato zuppo del Curi iniziano a scivolare tutte le idee dei biancorossi. 21° punizione per il Perugia, alla vista di testa trova un felino Murriero. Non si passa e il peggio per i padroni di casa deve arrivare. 3 minuti sul cross del neo entrato Califano c'è il fallo di mano di Falzone, rigore per il Perugia. Dal dischetto però non passa nemmeno Califano. Oggi va così e la giornata grigia della Perugia diventa nera quando alla 43° Manca zitto zitto firma l'1-0. Meritato, aggiungiamo noi. A fine partita per i grifoni piovono anche i fischi e i tifosi chiedono di incontrare la squadra, così alla fine poche parole solo dal presidente. C'è stato un confronto civile tra, ovviamente, i tifosi hanno voluto incontrare la squadra e dirgli quello che pensavano e così è stato. Provvedimenti per il momento non c'è nessun tipo di provvedimento, niente.